Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con l'inizio di una probabile rivoluzione, il che è un problema. Però qui abbiamo un'altra missione, vediamo. Nell'ultimo attacco degli strani, alcuni mostri sono arrivati vicino a casa mia, ho dovuto lasciarla in fretta. Per questo non ce l'ho fatta rispettare tutte le scadenze sul lavoro. Avevo quasi finito, la ramanzina ricevuta dal mio capo, tutto quello stress è solo colpa di quegli estranei. Puoi vendicarti per conto mio, voglio che li ammazzi di botte. Tette di snack, grazie. Grazie, lo apprezzo, vorrei che gli altri scegliessero qualcun altro da attaccare. Scadenza non rispettata. E ho qualche... cioè ho qualche nemico particolare da dover ammazzare di botte. Ah giusto, raccolta delle donazioni è completata. Perfetto, tieni questa qui. Mentre il sas duplicazione attivo sconfiggi 3 Pletupendu. Va bene. Però aspetta, questa non era attiva. Questa qui non era attiva. Questo vuol dire che anche se una missione non è attivata, comunque si può portare avanti. Perfetto, questo ha risposto a tutte le mie domande. Karen, che cosa ci nascondi? Vediamo l'equipaggiamento dei nostri due nuovi compagni. Lei che cosa ha? Braccio del coniglio, che è una mini motosega. Ok, ci sta, carina. Abbiamo questa che è molto greca, carina. E questa qui, molto squadrata, però è in tinta con lei, quindi va bene. Mentre per lui, lui c'ha un martello, è la Madonna. Vediamo, martello Tengu, sempre molto greco-romano. E questa sembra un'arma di Dead Rising. Sembra il martello quello elettrico, quello che c'ha la batteria sopra. Bello, ma non so, questo mi piace un po' di più, però scelgo questo. Il bianconiglio. Questo mi ricorda molto Sword Art Online. Sai cosa? Scelgo questo per te. Proseguiamo la nostra avventura. Dobbiamo andare alla superstrada Kunad. Mi chiedo se l'abilità che ci rende invisibili più quella del teletrasporto più questa ipervelocità non sia una combo stealth devastante. Bel posto, carino. Ah, ma è uguale a quella dove abbiamo fatto la nostra prima esercitazione. Era ambientata su questo. Aspetta, c'era qualche oggetto dietro? No, peccato. Tu sei uno scammirabbi. Beccati questo. Donna mia, mi sfondo la faccia a tutti. Sono iperalterata per quello che è successo. Ipervelocità, sì grazie, l'ho già letto cosa fa. Beccati questo. Vieni qua. Ma continua a spostarsi. Ah, è troppo veloce. Ok. E allora? Se pensa di essere più veloce di me, si sbaglia di grosso. Becca di questo, stronzo. Sì. Ste robe iper rallenti sono sempre carine. Allora, noi dobbiamo proseguire di qua. Qua c'è una cura. Prendiamocela. Altra cura là in lontananza. Preso. Madonna mia. Certi nemici fanno veramente pena. Non hanno neanche la barra quella per l'atterramento. Talmente fanno schifo alcuni. Grazie dell'oggetto. Altro nemico, aspetta. Lo guarda se lo sapevo. Guarda se non lo sapevo che questo era un attacco speciale. No, dai, ti prego. Dio mio. Cosa ho appena visto? Busmage, ma perché? Perché, santo cielo? Come faccio a passare? Dove devo andare? Di qua, ok. È stato meraviglioso quello che ho appena visto.
Ma io posso prenderlo? Sì, in teoria posso. Mecca di questo. In teoria posso farlo. Dove sei? Becca di questo. Ecco fatto. Ma quante vita c'hanno ste specie di mosche? Mamma mia. Spacco la faccia. Anche il teletrasporto. Anche il teletrasporto con lui è utile. Becca di questo. Anche il teletrasporto con lui è utile, vedo, eh. Toglilo. Proseguiamo qua in mezzo alla vegetazione. C'è un tizio di salvataggio. Perché sei qui? Porca miseria, sono contento che sei qua, ma perché sei qui? Questo vuol dire che forse qua vicino c'è una boss fight. Molto probabilmente. Nemici? Beccati questo! Ho forse esagerato? Può essere. Volevo graziarti. Non me ne hai dato la possibilità, sappilo. Becca di questo. Nuovo livello. La madonna, ma quanto siamo saliti velocemente? Altri? Ho visto un nemico grosso. Dov'è? Allora, ho visto che c'è un nemico grosso, ma non ho visto. È sotto di me. Ah, è scappato. Eccolo. Volevo usare l'ipervelocità per colpirlo, ma continua a muoversi lui. Aspetta, ecco. Niente, speravo fosse un oggetto io. Preso. Così smetti di scappare. Beccati tutto il mio rancore. Beccati questo. Dammi L2. Madonna mia. Stupido coccodrillo. Lo so che è stata una bella mossa, sorella. Allora, questa è la parte giusta. Proseguiamo da questo lato. Vediamo se dobbiamo passare qua sopra. Io vado qua perché c'è una cura. Vi chiedo scusa per la fotocamera che è morta. Purtroppo, con questa nuova webcam mi devo ancora abituare con le tempistiche. Soprattutto quando sono fomentato su una battaglia. Andiamo all'incrocio. Comunque si è veramente... Cosa ti è venuto in mente? Ehi, perché non hai detto a Luca e agli altri che ho contribuito alla rivolta generale maggiore Karen? Credi di farmi un favore? Potrei anche non risponderti. Però, un favore, non mi interessa una cosa del genere, c'è qualcosa da fare e chiaramente informazioni servono per farlo. Sembri quasi stare dalla parte generale, Cale. Vabbè, indipendentemente da quel che dici, ora sono in debito con te e ti ripagherò. Bravo, è così che fa un vero uomo. Ripaga sempre i suoi debiti. Di nuovo l'autobus, ti prego, ti prego. Dove sei?
Dio mio! No! No! Quello dietro! Mannaia! Porca miseria, sto sistema di puntamento! Beccati questo! Ecco fatto! Allora, prima di tutto, dobbiamo andare in quella direzione, ma l'autobus sembra che sia in questa direzione. Va bene. Bip bip. No! Maledetto cane! È scappato! Cane maledetto! Beccati il mio colpo caricato! Non posso fare il colpo caricato mentre sono in ipervelocità? Beccati questo! Allora, me lo sono preso dritto dritto in faccia, ma un'altra parte l'ho evitato e sono riuscito a contrattaccare. Non lo vedo. Beccati questo. Colpito. Scappa. Dov'è? E quando mai? Non vedo. E che palle, continui a sfuggirmi. Eh sì, ti piacerebbe fuggirmi sempre, vedo, eh. Donna mia. Spacco. Dove sei? Colpo finale. Oh, finalmente. E ce lo siamo levati dalle balle. E possiamo usare di nuovo il pullman. Beh, 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 beh. Madonna, ce n'erano due addirittura. Il divertimento continua. Dio mio, che strage. Puff. Aspetta, aspetta, aspetta. Ecco fatto. E siamo anche andati in overdose di potere. Madonna mia. Troppa potenza. Dov'è? Tra l'altro vorrei un attimo risalire, perché mi sa che sopra ho lasciato un sacco di oggetti. A meno che... non li abbia presi lui in automatico. Ecco fatto. A meno che non li abbia presi il gioco in automatico. Scappa. Beccati questo. Dio mio. Quanto male gli abbiamo fatto. Beccati questo. L'abbiamo devastato con un colpo solo. Ecco fatto, presa in pieno. Stupida mosca. Credevi di poter scappare? Io invece te lo impedisco. Comunque tu come sei sopravvissuto?
Come è sopravvissuto lui che gli mancava un punto? Ok, gli oggetti che erano qua li ha riaccumulati lui in automatico. Visto che c'è un altro pullman e siamo tornati indietro, tanto vale usarlo. Potrò svoltare totalmente e girare a sinistra? Secondo me no. Aspetta, però posso proseguire di qua. C'è il tizio salvataggio. Ah, ma c'è anche un tempo. Ah no, ma perché siamo arrivati, ecco perché. Peccato, però in realtà puoi usarlo finché veramente non ti senti di averlo usato del tutto. È fantastico. Il pullman è la migliore arma in assoluto. Comunque abbiamo raccimolato un sacco di punti, mi sa. Abbiamo 14 punti, la miseria. Allora, 4 vanno qui. Ecco fatto. E 6 vanno qua. Perfetto, così ci iniziamo a curare al di fuori della battaglia. Altri punti, qua potrei buttarlo, come dicevo, verso il sas. Così quando ne avremo già in abbondanza possiamo già sfruttarli al meglio. Ecco fatto. Anche perché così possiamo usare più oggetti quando ci serve di curarci. Rimuove tutte le azioni necessarie all'uso degli oggetti. Cioè in sostanza è instant cura. Fantastico. Così non devi fare l'animazione ogni volta. Andiamo al parcheggio. Adesso appare un altro coccodrillo. Molto probabilmente, visto quanto è grande la zona. Aspetta. Aspetta. Aspetta che arriva. Ah, questa è la rivoluzione? Ah, ok, non erano con loro. No, dai Gemma, che sei andato con loro. Ma perché? Karen! Beh sì, vorrei combatterti se è quello che vuoi. Luca. La voce io l'ho già sentita. No, ti aiuto anche io. Mi aspettavo lo lanciasse nella stratosfera io. Matomete kakatte koi. Come vuoi, Karen? Minchia, livello 50. Minchia. Aia. Tirati su. Qualcuno mi curi. Dov'è? Mi chiedo se sia possibile batterlo. Devo curare tutti. Secondo me, ecco appunto, la battaglia non durerà ancora a lungo. Qua tutto quello che puoi fare adesso è schivare, mi sa. Scappa. Let's go.
Scappa! Ok, però abbiamo resistito. Abbiamo resistito più di quanto dovevamo, mi sa. E Karen è forte. Bella sta foto. Questa è proprio una bella immagine. Ok, scusami per averti interrotto. Daga! Sì, Todoroki! Endeavor, guardalo! Cos'è? Si è circondato di fiamme? La Madonna! Bello incazzato, eh! Ma qual è la motivazione? Seto! Kasane! Yuruseyo, Seto. Perché ha chiesto scusa a Seto? Cioè, la motivazione sicuramente c'è, ma... perché subito dopo averci mandati via tutti? Ma guarda che ci stiamo curando. Va bene, io mi fermerei qua. E invece hai visto come l'ha usato? Già. Comunque, oh, la cura automatica sta andando alla grande, ci cura, vediamo, di una cinquantina di punti a colpo, una quarantina. Mica male, cioè basta fermarsi 2 secondi quando è finito di combattere e sei a posto. Mi chiedo se ci sia modo di sconfiggere Karen durante questo combattimento. Per adesso io direi di fermarci qui. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!